Per gli attuali amministratori di maggioranza allargare gli uffici era la priorità. Veniva prima della realizzazione delle fognature, prima dell'installazione dell'illuminazione pubblica in alcune zone, prima della messa in sicurezza delle strade, prima della realizzazione di parcheggi, prima della costruzione di infrastrutture pubbliche e per destagionalizzare il turismo e per offrire servizi aggiuntivi ed essenziali come per esempio un cineteatro, un auditorium, un palazzetto dello sport. Un appalto, quello inerente alla struttura della casa comunale, che è iniziato male e finito peggio. Lo mette in evidenza il consigliere di opposizione del comune di Castellabate Luigi Maurano attraverso una intervista telefonica ai nostri microfoni. Distanza di 2 anni dall'inaugurazione, quindi dalla ristrutturazione della casa comunale, persiste un disservizio grave e inaccettabile. L'ascensore, costato 25.000 euro, che avrebbe dovuto collegare il piano terra con il primo e il secondo piano, non è mai entrato in funzione. Quindi tutti i cittadini che hanno difficoltà motorie, vuoi per problemi fisici, vuoi per età anagrafica e che devono recarsi negli uffici del Comune di Castellabate, sono obbligati a dover utilizzare le scale. E tutto ciò è intollerabile, è inaccettabile perché la ristrutturazione della casa comunale è un lavoro costato più di 1 milione di euro, per il quale l'amministrazione Spinelli ha acceso un mutuo, 2 mutui con la Cassa Depositi e Prestiti, che dovranno essere pagati dai cittadini del Comune di Castellabate fino al 2044, quindi graveranno sulle spalle dei cittadini del Comune di Castellabate e sulle nuove generazioni. Un mutuo poi acceso non per opere prioritarie, a nostro avviso, in un territorio dove ci sono molte mancanze dal punto di vista infrastrutturale, dal punto di vista dei servizi e dei sottoservizi, dove ci sono strade che non hanno la linea fognaria, dove ci sono altre che non hanno l'impianto pubblico e illuminazione. Non è certo la casa comunale, l'allargamento degli uffici, la priorità. E invece questa è stata la scelta dell'amministrazione. Un iter poi, quello della realizzazione della casa comunale, alquanto discutibile, perché c'è un progetto esecutivo che per la sua stessa natura dovrebbe essere completo e invece in questo progetto mancano le porte, mancano i pavimenti, mancano le tramezzature, mancano addirittura i muri dell'aula consiliare e degli uffici del primo piano. E per ovviare a queste mancanze l'amministrazione ha dovuto predisporre una variante e successivamente ancora un'altra variante per realizzare la struttura in legno lamellare a sostegno del secondo piano, cioè dove è collocata l'aula consiliare. Ma nonostante un progetto esecutivo e 2 varianti, l'opera ancora non era completa e quindi l'amministrazione ha dovuto predisporre un ulteriore progetto, contrarre un altro mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per l'efficientamento e il completamento della casa comunale. E a fronte di tutta questa situazione, i cittadini di Castellabate, dopo quasi più di 1 milione di euro spesi e che graveranno sulle spalle dei cittadini del Comune di Castellabate, dopo un iter non chiaro dei lavori, poi dobbiamo assistere, noi cittadini, dobbiamo assistere a questa mancanza intollerabile e inaccettabile. Ma questo è l'emblema della politica fatta in questi anni dall'amministrazione Spinelli, una politica di forma e non di sostanza. Una politica che non ha guardato veramente i problemi che ha il territorio e non ha posto un rimedio, non ha dato una linea di sviluppo a questo territorio che passa attraverso i servizi e le infrastrutture. Tutto ciò non è stato fatto e quindi la casa comunale, il lavoro della casa comunale, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista dei lavori, è l'emblema di una politica che ha deluso e che non ha portato benefici ai cittadini del comune di Castellabate.